Freddy non c'è oggi. Non parlate se non vi ha un senso. Allora. Vabbè, allora, intanto si stanno accomodando i nostri player. Puoi dire che cazzo? Intanto vi diremo sempre lei nella final. Sì, dai, non ci voglio credere! Sì, al 200! Dio mio! Vediamo adesso cosa può accadere. Ken Gringe, rispettivi main dei nostri player, parte subito con un neutral B, andando un po' di fair. Che è successo? Attenzione. Attenzione qui che cerca la combo da jab. Duken. Let's up discreto da parte di... Oh! Shoryuken! Come sempre. Da un edito da parte di... di Wavelight. Oh, primo stock per Wavelight. Altro ha una buona percentuale anche. Non è semplicissimo per Alex da questa situazione. Mamma mia, picciò. Gli ha preso un altro stock. Si mette male per attenzione questo. Qui qua c'è quasi il tristock, ma vengo subito smentito. Da un smash che colpisce pure sotto e Alex non ce la fa. Finisce. Questo primo game della Winner Final. Con un quasi tristock da parte di quando? Ok, va bene. Pensavo che fosse più. Allora, Costo lo dice Wavelight. E Simiel Pro incita il suo... Oh, Lusina? Lusina? Sì, dai, che Alex lo può fare sto miracolo. Attenzione Green Ninja che si prende un po' di combo da parte di Wavelight con Lusina. Alex sul bordo, riesce a recuperare bene. C'è block che riesce a mettere un bel po' di percentuale all'avversario. Recupera lo svantaggio. Non era per niente facile, tra l'altro. Wavelight, grazie al range della sua spada, con un fair riesce a chiudere il primo stock. Nonostante Alex stesse quasi riuscendo. In
in questo comeback, diciamo. Attenzione che tenta di gimpare l'avversario. Oh! E perde anche lo stock Wavelight in questa... Sembra un match quasi a senso unico, però non è scontata la vittoria. Potrebbe succedere qualsiasi cosa. Intanto voglio ringraziare chi ci sta guardando, perché da quando facciamo le live, da un anno a questa parte, non abbiamo avuto mai 6 spettatori. Sì, siamo iper felici di questo. Violet gestisce il suo vantaggio. Adesso cerca di chiudere. Cerca di gimpare, ma non ce la fa. Dash attack, prova la pair, ma missa l'avversario. Fair che fa malissimo e poi riesce a chiudere il secondo stock di Wavelight. Qui pro level content. Ciao Raos. Ancora per essere pro player, forse ce ne vuole. Però va bene così. Sì. Sì. Dovresti vai la finale con Filippo. Mandate a giocare. Ah? Non lo so. Vediamo qui se Alex riesce. Sì. Sì. pensa che così abbia la regge di base. Cioè, capisci? La forza spirituale. Vediamo se. Sullo 0 per Wavelight. Cercano. Alex vuole assolutamente recuperare questa situazione di svantaggio così, così importante sul suo avversario. Questo primo stock si sta gestendo quasi in parità. Entrambi potrebbero prendere questo primo stock, anche se in questo frangente Alex maledetto up B. Attenzione adesso qui. Up smash che colpisce benissimo l'avversario, poi con un fair riesce a... erano fino a poco fa in una situazione di parità, ma adesso sembra in questo frangente Greninja e Samus sembrano abbastanza even. Potrebbe veramente accadere un po' di tutto. Attenzione, cosa sta succedendo? Ex potrebbe anche riuscire nell'impresa di vincere almeno questo match. Up tilt into a pair.
adesso con un discreto vantaggio, uno stock un po' fragile, ma riesce a mettere un bel po' di percentuale. Adesso Wavelet con l'ultimo stock al 48%, può sfruttare qualche errore, ma qui la B riesce a essere micidiale. Grab. Gimpato. E Alex riesce a prendere il suo primo game. Tanto vi avvisiamo che in Junior Cup abbiamo avuto un DK, purtroppo. Ci dispiace per Noah che nonostante fosse la sua prima volta è riuscito comunque in una bellissima run. McLeo comeback, ma noi non abbiamo MK Leo, abbiamo Leo e basta. Ci sarebbe tantissimo nel caso un comeback da parte di Alex. Potrebbe recuperare tutto questo vantaggio. E adesso lo vedo un po' più nel match, un po' più dentro, anche se adesso Wavelet riesce a rubargli la stock. Alex che vuole cercare di prendere la stock il prima possibile, mamma mia, Perry meraviglioso in questa occasione. Da un B into Shoryuken missato, però vabbè, sembra quasi di essere riuscito a capire. Sì, purtroppo Wavelet quando mette Ken diventa OP. Oh no. Però questa per me gli ha dato la vittoria a tavolino ad Alex, anche se purtroppo non gli si può dare. Follettini e follettine. Uno a me forse. Counter da parte di Alex, interessantissimo, perché potrebbe veramente prende anche il secondo stock, 69% e per Alex potrebbe riuscire anche in questo miracolo. Cerca di prendere, di comprare un po' l'avversario. Neutral B. Do smash. Shield break. No. Il sogno è finito. Wavelet. Ho rotto due scudi in un game. Wavelet va.